Amazing Facts, vite trasformate. Era un'abitudine costante, mi svegliavo e bevevo, andavo al lavoro e bevevo, tornavo a casa e bevevo, era il mio stile di vita. Avevo una sorella maggiore e nel 2008 ricevemmo una telefonata da suo marito che ci diceva che lei era rimasta vittima di un grave incidente domestico. Era caduta dalla finestra sul terrazzo di sotto, un terrazzo di cemento, e batté la testa perché era in stato confusionale. Fu portata al pronto soccorso e subì un intervento all'encefalo a causa del trauma. Riuscirono a fermare l'emorragia nel cervello, ma i suoi organi cominciarono a collassare uno a uno. Mi ritrovavo in quella situazione. Non bevetti un bicchiere di alcol, non bevetti per forse un giorno intero, il che vuol dire una vita per come ero abituato io. E in quei momenti in cui la guardavamo e ci dicevano che non ce l'avrebbe fatta, prendemmo tutti insieme la decisione, con i figli ed il marito presenti, di staccare la spina. E guardandola andarsene via lentamente, Dio mi perdoni, mi sedetti lì e pregai che morisse velocemente, in modo che potessi andare a bere. Non mi rendevo conto di quanto terribile fosse la mia situazione, ma ora, guardando indietro, mi sento a pezzi. Questo è ciò che fa l'alcol. Una mattina sono uscito per andare al lavoro con la colazione, che non era altro che un pacco di 6 lattine di birra, e feci per salire sul mio furgone. All'improvviso mi si aprì la mente. Avevo capito che avevo toccato il fondo. Tornai indietro e gettai il pacco di birra in un bidone della spazzatura. Poi dissi a mia moglie che avevo bisogno di aiuto. Se ci sono due cose che non avevo mai fatto prima, sono proprio chiedere aiuto e buttare via della birra, ma grazie a Dio trovai la forza di fare entrambe. Quando alla fine andai in ospedale per fare gli esami del sangue, dovettero rifarli due volte per essere sicuri di non aver fatto errori, perché avevo un tasso alcolemico di 3,8. Erano addirittura stupiti del fatto che riuscissi a camminare sulle mie gambe, che fossi cosciente. Erano passati circa 2 mesi dall'inizio del trattamento, quando iniziai una nuova vita. Lasciai la mia casa, mia moglie, e stavo per iniziare la mia vita di sobrietà. Lei mi disse che non voleva più far parte della mia esistenza, quindi me ne andai. Un mattino stavo guidando per andare al negozio, quando fui travolto lateralmente dal lato guida da un SUV. L'autista stava guidando a 100, 110 km orari e mi venne addosso sul lato del guidatore. Mi sono ritrovato sul sedile del passeggero e ricordo delle persone che erano accorse e che dicevano: «Guarda, è ancora vivo!» Avevo microfratture al bacino, una frattura da compressione sulla colonna vertebrale. Sotto tutti i punti di vista ero sopravvissuto ad un incidente da cui non avrei potuto uscire vivo. Avendo una frattura alla schiena, non mi lasciarono stare in verticale se non per pochissimo tempo e non ero in grado di muovermi benissimo con il bacino fratturato. Quindi fui costretto a tornare a casa. Grazie a Dio ho una moglie tenace che è stata disposta a riprendermi. Durante la mia convalescenza, tutto ciò che riuscivo a fare era guardare la TV. Mentre cambiavo da un canale all'altro, mi fermai ad ascoltare un programma in cui c'era un tizio che sosteneva che si può provare, Bibbia alla mano, che il giorno di culto è stato cambiato dal sabato alla domenica e che questo cambiamento non ha basi bibliche. Allora mi dissi: «Penso di potercela fare». Presi la mia Bibbia e feci qualcosa che era davvero strano per me, e cioè cominciai a studiare. Per diversi mesi seguii questo pastore. Più tardi scoprii che era il pastore Doug Batchelor. Cercai di dimostrare l'infondatezza di quello che diceva, ma più leggevo, più studiavo, più mi rendevo conto che non solo non ero in grado di dimostrare che quello che diceva era falso, ma addirittura cominciai a crederci e a convincermi che quella era la verità. Poi cominciai ad approfondire tutto quello che Amazing Facts pubblicava sul sito web. Leggevo quasi tutto, la verità sul sabato, scaricavo lo streaming e tutto ciò che pubblicavano. Ero davvero, davvero preso e mi aiutò tantissimo. Nell'arco di 3 mesi, andando avanti nello studio con Doug Batchelor e tutto il team di Amazing Facts, e ovviamente la mia Bibbia, nell'arco di 3 mesi, mi innamorai di Cristo come non era mai accaduto prima. A poco, non guarì solo la mia schiena e il mio bacino, ma anche la mia anima.
Sperimentai una guarigione emozionale e mentale che avevo desiderato per anni. Sentii che dovevo fare qualcosa, ma cosa? Ho cercato nelle pagine gialle il numero di telefono del pastore locale, ho chiamato e mi sono presentato. Salve, sono Brian, mi sono appena convertito, dove devo andare? Quel buon uomo rispose, ciao Brian, piacere di conoscerti, convertito da cosa e vuoi andare dove? E io, ma è proprio quello che voglio sapere! Ci facemmo una risata e in men che non si dica ero già anima e corpo dentro questa piccola chiesa. Iniziai a studiare col pastore e dissi che volevo essere battezzato, ribattezzato. Presi degli studi biblici e concordammo che sarei stato battezzato. Il giorno dopo mia moglie mi chiese, «Ti sei accorto di che giorno è oggi?» E io risposi, «Sì, certo, è sabato». E lei, «Guarda il calendario». Guardai il calendario e... quello era proprio il mio primo anniversario da sobrio. Mi battezzai esattamente dopo un anno trascorso senza alcol. Pensai che quella non era una pura coincidenza. Quello che Dio aveva fatto per me era semplicemente meraviglioso. Dio ha fatto grandi cose nella mia vita e io gli devo dare tutto il merito, perché di mio non ho fatto nulla se non rispondere. Tutto il resto l'ha fatto Lui. È un grande piacere diventare un figlio di Dio. Sono davvero grato che Dio abbia utilizzato i programmi televisivi di Amazing Facts e il pastore Doug Bachelor per trasformare la mia vita. Insieme abbiamo divulgato il Vangelo più lontano che mai. Grazie per il vostro supporto. Vite Trasformate è stato tradotto e doppiato da Re dei Re TV. Rimanete sintonizzati con Gesù. Il Re dei Re.